innovazioni contrattuali, legislative ed amministrativo-contabili per i dirigenti scolastici, i direttori dei servizi generali amministrativi, gli assistenti amministrativi e i dirigenti sindacali SNALS. È stato questo il tema di un seminario di formazione promosso dallo SNALS Puglia nell'hotel Parco dei Principi a Bari. Il convegno è iniziato con l'intervento di Chiara De Bernardo, segretario regionale SNALS Puglia, che si è occupata dei saluti, dell'introduzione al seminario e del coordinamento dei lavori. Qual è il messaggio della giornata di oggi? È un messaggio molto importante perché la scuola si è rinnovata amministrativamente e contabilmente, ma ovviamente la ricaduta è sul PTOF d'istituto, il piano triennale dell'offerta formativa. Da parte della dirigenza e dei direttori dei servizi generali amministrativi ci sono tanti dubbi e tanti quesiti. Ovviamente applicare una norma nuova comporta tante problematiche. Oggi quindi per questa ragione abbiamo creato questa giornata di formazione affinché la dirigenza, i direttori, ma il personale tutto della scuola possa comprendere ancor meglio l'applicabilità della norma. Ovviamente abbiamo un relatore di spessore per la dottoressa Buscetti del Ministero, che è lei che ha insieme al Ministro legiferato, ma tra l'altro non da poco conto abbiamo il nostro segretario generale dello SNALS di Puglia, la dottoressa Elvira Serafini, la dottoressa Cammalleri che ci raggiungeranno, che farà un quadro della situazione proprio a livello pugliese, della scuola pugliese. E infine il momento clou che si aspettano i dirigenti scolastici, la nuova norma contrattuale sulla dirigenza, l'applicabilità e le nuove responsabilità che ne competono. Come valuta lo SNALS queste novità a livello legislativo? Beh, ci sono tante perplessità, tanti dubbi, ci sono tante battaglie che portiamo in essere al nazionale, ma comunque sicuramente noi faremo solo e unicamente l'interesse dei nostri iscritti, nonché del popolo della scuola. Il messaggio ai vostri iscritti anche da questo convegno? Il messaggio è: noi siamo sempre al vostro fianco e non vi abbandoneremo mai. La situazione politico-sindacale è stata illustrata dal segretario generale nazionale dello SNALS, Elvira Serafini. Qual è la situazione attuale e come commentate le novità a livello legislativo? La situazione attuale ci lascia qualche preoccupazione seria perché, come già abbiamo detto in altre occasioni, la legge di bilancio non prevede grandi risorse per quanto riguarda tutto il comparto istruzione, ricerca, università e AFAM. E pertanto già in incontri precedenti avuti con il ministro Bongiorno e con il premier Conte, personalmente ho praticamente detto che la situazione è del tutto insoddisfacente. Siamo a un tavolo di confronto, siamo pronti a rivendicare il nuovo contratto, perché come già sapete il 31 dicembre quel contratto famoso che noi non avevamo firmato per tutte le situazioni che abbiamo già elencato è stato dichiarato in scadenza. Oggi aspettiamo una nuova fase contrattuale, però sicuramente con risorse nuove, risorse adeguate, perché se parliamo di 20-30 euro non ci stiamo a questo contratto. Speriamo di poter ottenere qualcosa in più, il governo promette nuove risorse, vedremo. E siamo pronti però a essere attenti a tutte le eventuali rivendicazioni che andremo a fare nei mesi prossimi e a sollecitare la nostra base a seguirci come sempre hanno fatto. Quindi qual è il messaggio al governo in questo caso? Il messaggio al governo è molta attenzione all'istruzione, perché se vogliamo veramente essere il cambiamento deve partire dall'istruzione. Devono comprendere che l'asse portante è l'istruzione nel cambiamento. Il cittadino del domani lo formiamo noi e pertanto chiediamo con grande fermezza
che siano investite grandi risorse per questo comparto. Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Anna Cammalleri, un convegno in cui si illustrano le novità legislative del mondo della scuola, in particolare per le figure tecnico-amministrative e per i dirigenti scolastici. E nella sua relazione il sistema Puglia come esempio anche di eccellenza. Sicuramente oggi approfondiamo un ulteriore tassello che riguarda la 107, che è il tema della contabilità. Ecco, quindi il nuovo regolamento. Tuttavia la contabilità è una ossatura all'interno del panorama di sviluppo dell'autonomia e quest'oggi ci permetteremo proprio di approfondire questo legame. Il sistema Puglia risponde alle novità della 107, diciamo, con una capacità performativa importante, accusa sicuramente una diminuzione degli alunni che viene registrato intorno ormai da diversi anni, 10.000 alunni in riduzione globalmente, e questo sicuramente costituisce un elemento negativo anche per l'occupazione dei docenti, ma per la stabilità del sistema. Ciondimeno c'è una progettualità molto importante e, voglio dire, l'elemento di forza è anche questo partenariato significativo con l'ente regione, che attraverso finanziamenti di bilancio, così come finanziamenti sussidiari del POR uniti a quelli del PON, riescono a lievitare particolari tematiche come quella della dispersione e dell'inclusione delle competenze. Il confronto con il sindacato quanto è utile in questo momento? Io direi che è fondamentale, l'ho sempre stato, però questo è un momento di particolare passaggio e riassestamento, e il riassestamento ha bisogno anche, diciamo, di una condivisione. Io non voglio dire proprio di una negoziazione congiunta, ma insomma di una condivisione. La scuola ha bisogno di regole, ma non ha bisogno di implosione. Molto spesso le regole poste dall'alto determinano un risentimento da parte del sistema scolastico e quindi lo destabilizzano. Il sindacato, che esprime nella sua variabilità di linee politiche ma anche di rappresentanze, rappresenta, diciamo, il sentire della base, ed è importante in particolar modo in questo momento che la base venga resa partecipe delle misure che vengono adottate.